Dopo Bologna, Macerata e Roma, arriva a Fabriano un'esposizione particolare con un forte messaggio ambientalista. Gli spaventapasseri diventano i protagonisti e opere d'arte. Parliamo con il signor Giuseppe Saverno, l'ideatore di questa bellissima manifestazione. Ci può spiegare l'idea dietro questo progetto? Bene. Il progetto è nato diversi anni fa quando a Roma chiesi a 17 artisti di realizzare altrettanti spaventapasseri da mettere in mostra all'auditorium, nei giardini dell'auditorium. In quell'occasione si svolgeva una mostra, la mostra di fiori all'interno della città di Roma. Era la prima mostra che si realizzava dentro la città perché altre venivano realizzate fuori. Allora l'idea che ebbi fu quella di rivisitare la figura dello spaventapasseri, questo antico simbolo, in chiave ambientalista. Quindi gli spaventapasseri scesero in piazza per reclamare la propria terra. Quindi non più per allontanare gli uccelli, ma per reclamare il verde nel tessuto urbano. Questa fu l'idea di 5 anni fa. L'anno scorso l'iniziativa fu ripetuta qui a Fabriano con 50 artisti e 50 opere. Queste opere poi scesero a Trastevere, a Roma, nelle vie di Trastevere, quindi fu un impatto incredibile e ebbe una grande visibilità la cosa. Da lì è nata l'idea di dedicare il mese di giugno agli spaventapasseri e quindi lanciare a livello nazionale questo messaggio, che è stato raccolto da 14 località quest'anno. Consideriamo che è stato lanciato 2 mesi fa, quindi nell'arco di 2 mesi 14 località si sono organizzate per festeggiare lo spaventapasseri, radunando artisti, ma non soltanto artisti, quindi le scuole, gli scout, le associazioni, chiunque in qualche modo avesse voglia di dare avvio a questa grande festa. Lo spaventapasseri diventa un simbolo ambientalista. Intorno a questo va costruita la partecipazione di associazioni ambientaliste, animaliste, di chi si occupa di energie alternative, di chiunque ha a cuore il futuro della terra e ha a cuore quindi la qualità della vita. Quindi deve essere questa un'occasione nel tempo di dibattito, di incontro, di presentazione, di sensibilizzazione su tutte queste tematiche. E le opere sono molto diverse, ci sono delle opere che sono realmente delle opere d'arte, quindi concettualmente sono delle opere da vedere, su cui sviluppare dei discorsi. Altre sono delle opere molto ironiche, altre sono la riproposizione di quello che era lo spaventapasseri con la paglia, altre invece sono opere assolutamente lontane da una rappresentazione antropomorfa dello spaventapasseri, quindi non è più l'uomo di paglia, costruzione, ma è qualcosa di diverso. E quindi in fondo ciò che si vuole rappresentare con questo nuovo simbolo è un tentativo di recupero di rapporto con l'ambiente e di rifiuto di tutto ciò che è distruzione dell'ambiente. Ecco, quindi ogni espressione che faccia agio su questo pensiero è benvenuta.